Allora, buonasera a tutti, bentornati ai nostri consueti mercoledì della FIDE. E ad introdurre l'argomento, come sempre, c'è la presidente della FIDE, Virginia Caladic. A lei la parola. Ecco, buonasera a tutti e con gioia che ci ritroviamo in questo nostro ormai consueto appuntamento del mercoledì. E stasera è con noi, ormai un volto conosciuto per la FIDE, Don Armando Matteo, teologo, sottosegretario aspetta, aiutami a dire, alla congregazione per Dottrina della fede. dottrina della fede, pertanto siamo proprio a livelli altissimi, ma non avevamo mai dubbi perché comunque al di là dei livelli, Don Armando ci sa far sognare a livelli altissimi, sognare perché con i suoi interventi molto concreti e anche che partono da volte da esperienze. Ci aiuta a muovere le corde del cuore, del nostro cuore educativo, del nostro cuore educativo. Stasera, ecco, voi sapete tutti, del Vademecum, l'abbiamo già introdotto, che è stato presentato appunto dal Vaticano per l'attuazione, per la concretizzazione, per la realizzazione del patto educativo, ci è stato donato un Vademecum. E stasera a Don Armando abbiamo chiesto proprio questo, poi alla fine dirò gli altri incontri che avremo, ma comunque sul sito avete visto già la declinazione che abbiamo fatto per una delle 3P dell'impegno annuale della FIDE, quello del patto globale. A lui abbiamo detto a partire proprio da questi documenti che ci dona la Chiesa. E come noi nel nostro ordinario fare scuola, nella nostra quotidianità, possiamo concretizzare? Perché voi sapete l'obiettivo di questo cammino è trovare percorsi condivisi nelle nostre realtà educative e scolastiche per realizzare questo patto educativo coinvolgendo tutti i membri della comunità educante, vuoi le famiglie, vuoi i docenti, vuoi anche la comunità ecclesiale, la comunità civile che circonda le nostre realtà, come anche rendere sensibili loro, ma al centro abbiamo un'unica realtà, i nostri ragazzi, la centralità dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. E allora noi abbiamo detto oggi, con il tuo saper dire, saper comunicare, aiutaci a capire come possiamo veramente nel nostro agire valorizzare la persona, dare dignità alla persona, ma che non sia solo qualcosa scritto sui documenti, ma nella concretezza cosa vuol dire, soprattutto cosa fare, ma anche che cosa è bene non fare per evitare che non ci sia il rispetto per questa cosa, cioè mettere al centro la persona con la sua specificità, con la sua unicità e soprattutto con la sua bellezza, anche in quello che è la modalità per realizzarlo, la relazione, che tipo di relazione andiamo a instaurare. Grazie Don Armando perché stasera sei con noi e non è la prima volta e non sarà l'ultima, ecco, però ecco, affidiamo a te questa nostra metterci in ascolto su come declinare in percorsi educativi e scolastici questo voler realizzare il patto educativo tanto al cuore a Papa Francesco. Grazie e buona serata a tutti. A te la parola. Sono io che ringrazio la Presidente Virginia per questo invito e per il grande lavoro che la FIDAE porta avanti, anche per come ha accolto questa proposta del patto educativo globale che, come appena ci ha ricordato, è tanto cuore a Papa Francesco. Vorrei iniziare dicendo perché hanno chiamato me, perché inizio io questa serie di incontri, perché ho avuto il piacere di lavorare proprio
alle prime fasi del patto educativo globale, adesso continuo a seguirlo. E l'interesse per la questione educativa da me nasce da un altro interesse che vorrei, ecco, dichiarare, e cioè quello della trasmissione della fede tra le generazioni. Circa una quindicina d'anni fa, ecco, mi sono interessato molto di questo fenomeno che emerge nelle nuove generazioni, quindi nelle generazioni nate dopo gli anni Ottanta, di una certa indifferenza, lontananza, ateo agnosticismo, e quindi rispetto all'esperienza della Chiesa, all'esperienza parrocchiale e così via. E proprio interrogandomi sui motivi per cui tanti giovani, tanti ragazzi, tanti adolescenti, pur avendo frequentato per tanto tempo la parrocchia, l'oratorio, moltissimi dei movimenti ecclesiali, a un certo punto si distaccano, si allontanano e addirittura dichiarano tranquillamente che per loro l'esperienza religiosa non è qualcosa di così importante, di essenziale per il proprio presente e per il proprio futuro. E ciò che ho scoperto, ciò a cui le mie ricerche mi hanno condotto, era che dietro questa fatica dei giovani a riconoscersi in qualche misura cristiani, a vivere fino in fondo anche ciò che avevano ricevuto nei sacramenti, c'era un cambiamento radicale delle dinamiche familiari, delle dinamiche educative familiari, che ovviamente sono meno immediate, meno presenti rispetto ad altri fenomeni. Ed è da allora che ho iniziato ad interessarmi proprio a come nella società, nella contemporaneità, nella società di oggi, nella contemporaneità, sono cambiati i dinamismi educativi. E da qui è nato, ecco, ovviamente, un tanto studio, tante ricerche, anche alcuni libri. E proprio per questo, allora, Monsignor Vincenzo Zani, il segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, mi ha chiesto di dare una mano proprio per questo patto educativo globale, per ovviamente aiutare la congregazione ad aiutare proprio il Santo Padre su questa cosa. Ecco, quello che io vorrei fare insieme con voi è un triplice passaggio, una riflessione su tre punti. Il primo è un po' lo sfondo di questo patto educativo globale, no? Cioè lo sfondo culturale che in qualche misura ne dice l'urgenza, l'emergenza in questo contesto storico. Poi un po' di cronistoria, ecco, di quali sono state le tappe, di quali sono i momenti più importanti, e in questo, diciamo, il vademecum a cui si riferiva prima la Presidente è davvero, offre tutto ciò di cui c'è bisogno. E poi un terzo momento, un po' un approfondimento, ecco, su questo tema della centralità della persona, no? In qualche misura, ecco, partire proprio da questo elemento. Ecco, lo sfondo. A me piace una espressione che ho trovato in un autore, uno psicoanalista italiano non famosissimo, ma molto, molto importante, che si chiama Francesco Stoppa, che dice: la nostra è la società dell'eterna giovinezza. E dice, cioè, di un cambiamento profondo, radicale negli adulti di questo tempo, in particolare in due generazioni di adulti, coloro che sono i cosiddetti boomer, i boomers, appunto, i nati tra il 46 e il 64, e poi la generazione X, i nati tra il 64 e l'80. Costoro, nella loro esperienza, hanno sperimentato dei cambiamenti radicali della condizione adulta, della condizione di vita adulta, che in qualche misura li ha portati poi a riscontrare, a scegliere come senso della propria vita la giovinezza, questo desiderio di restare per sempre giovani, che non è più nella nostra società, suggerisce Francesco Stoppa, ma non solo lui, tanti altri studiosi, non è più semplicemente una questione estetica, una questione di moda, una questione sportiva, diciamo così, ma è una questione proprio spirituale, esistenziale, profonda. La giovinezza diventa oggi il senso dell'umano. L'unico senso possibile dell'umano è proprio questo, restare giovani. Questa è una trasformazione davvero radicale, della mens degli adulti.
che ovviamente va a impattare in modo profondo all'interno dei rapporti tra le generazioni. Il destino buono dei giovani, quindi di coloro che sono nati dopo l'80, come sapete, abbiamo già più o meno 3 generazioni di giovani nati dopo l'80, la famosa generazione Y o millennials nati tra l'80 e il 95, poi abbiamo la generazione Z, i nati tra il 95 e il 2000, e a seguire questa incipiente generazione Alfa. Ecco, il destino buono delle nuove generazioni dipende sempre da quello che è il comportamento, appunto, delle generazioni adulte, no? Come dice il proverbio, no? Beati gli ultimi, se i primi sono giusti, se i primi, ecco, non esagerano nel servirsi, ecco, di ciò che c'è da mangiare. Inoltre, noi non possiamo non notare che, soprattutto nel contesto italiano, c'è una massiccia presenza della popolazione adulta. In termini, diciamo così, di proporzioni, noi abbiamo una popolazione adulta che è 3 volte di più della popolazione giovanile. Questo è un fenomeno che viene chiamato appunto degiovanimento della società italiana. A causa del quale, se negli anni 50 ogni genitore aveva molti figli o più figli, ecco, oggi ogni figlio ha più genitori, cioè un cambiamento. E questo fa sì che le trasformazioni che toccano, investono il mondo adulto, abbiano una ripercussione veramente potente nella vita dei ragazzi. Quindi, quando questi ragazzi vengono a scuola, e questo lo sappiamo, ovviamente portano con sé già una certa visione, un certo orientamento verso l'umano che hanno assorbito profondamente proprio a contatto con la vita dei loro genitori. Ed è per questo che è sempre necessario per chiunque si occupi di educazione tenere presente ciò che è capitato, ciò che sta capitando alle generazioni adulte. E come vi dicevo, molti studiosi dicono proprio questo, registrano questo fatto. Gli adulti hanno individuato nella giovinezza il senso della esistenza. E qui giovinezza, vedete, indica qualcosa di molto profondo, indica appunto esperienza, indica godimento, indica piacere, indica libertà come revocabilità permanente delle proprie scelte, indica una sessualità aperta, senza confini, indica un modo di stare al mondo che pone il soggetto stesso come centrale e come in qualche misura punto dell'intero interesse dell'esistenza. In questo modo che cosa capita? Capita che gli adulti, appunto, e quindi gli adulti oggi presenti nella società, mettono sempre più da parte l'altro elemento proprio della vita umana, quello che strutturalmente costituisce l'umanità dell'uomo e che noi chiamiamo adultità, maturità, responsabilità, che possiamo indicare proprio come carattere personale dell'essere umano. E in cosa consiste questo carattere personale dell'essere umano? Ecco, proprio la parola che, come sappiamo, ha un'etimologia latina greca e che indica soprattutto questo senso di passaggio, personat, di transitività, e ciò che possiamo restituire con la parola cura, generatività, capacità di fare spazio all'altro. L'adulto è colui che è capace di dimenticarsi di sé, del proprio io, è colui che è capace di sospendere la coltivazione dei propri interessi per far spazio all'altro, per far spazio alla cura dell'altro. Ecco, questo che è il carattere personale dell'umano, questo che è il carattere proprio propriamente connesso con la maturazione, e oggi sempre di più marginalizzato, messo da parte, a favore invece di soggetti adulti che hanno come unico obiettivo, unico fine della propria esistenza, una rincorsa potente della propria forma giovane e quindi di quella forma che permette loro di godersela fino in fondo la vita, di non lasciarsi sfuggire nulla. E questo
Ovviamente, come dire, è un cambiamento non da poco nella società e non da poco soprattutto nella vita appunto delle famiglie, quindi nelle relazioni tra le generazioni che noi non possiamo non in qualche misura non cogliere. Un elemento che io vorrei sottolinearvi ancora in fase introduttiva è che questa trasformazione, diciamo, giovanilistica del mondo adulto ha incontrato una sponda assolutamente favorevole nel meccanismo economico che guida la nostra società. Cioè, il meccanismo economico si è accorto che con questa storia della giovinezza, giovinezza eterna, si fanno un sacco di soldi, ma davvero un sacco di soldi. Vi do un esempio veramente banale, ma significativo. In Italia ogni anno si spendono più di 50 milioni di euro per lozioni contro la caduta dei capelli, ma è a tutti noto che l'unico farmaco in grado di arrestare la caduta dei capelli è il pavimento. Ecco, nonostante questa evidenza, diciamo così, abbastanza chiara, però continuiamo a spendere tantissimi soldi. E la cifra che gli italiani e le italiane sono disposte a spendere per questo mondo della cosmetica e così via è davvero forte. Vi darò ancora un altro dato. Pensate, nel 2020, che è stato l'anno dei lockdown più duri e più forti, il mondo della cosmetica, e vi invito appunto, c'è il sito Cosmetica Italiana, ha registrato, pensate, un incremento di vendite, ovviamente tramite il circuito online, del 20% in più. No, uno dice, ma come siamo rimasti chiusi tanti mesi e perché comprare appunto realtà legate alla cosmetica, no? Perché c'erano appunto dei video, i TikTok e così via, c'era bisogno anche di mostrare un bel viso e così via. Questo senso della giovinezza che davvero ci ha preso dentro, no? A tal punto che poi è davvero una trasformazione profondissima, interiore. Abbiamo in questo modo proprio eliminato, messo, marginalizzato fortissimamente il carattere dell'adultità, della maturità. E qui è il punto problematico decisivo, cioè meno gli adulti sono disponibili a crescere, a diventare adulti e quindi a raggiungere quel processo di piena personalizzazione, dove personalizzazione indica quel carattere appunto di transitività, di relazionalità, di cura, di generatività, di capacità appunto di prestare un'orecchia e una mano all'altro, meno sono nella condizione di far crescere i piccoli. Perché la relazione educativa è sempre una relazione che accade in via mimetica, per osmosi, per testimonianza, che accade, diciamo così, tramite gli occhi prima che tramite le orecchie. Nessun genitore insegna a diventare adulto al figlio perché semplicemente gli legge un bellissimo trattato di pedagogia, ma l'educazione capita, accade grazie al corpo, alla presenza del genitore e ovviamente, diciamo così, degli adulti nel loro complesso. Ebbene, i nostri bambini, i nostri adolescenti e i nostri ragazzi sempre di più sono confrontati con genitori e quindi con adulti che propongono loro una modalità dell'umano in chiave giovanilistica e quindi sostanzialmente in chiave intransitiva, dove la cosa più importante, ciò che rappresenta la meta ultima degli sforzi, degli interessi e la manutenzione della propria forma giovane, sino a un livello che potrei quasi definire forme di autismo spirituale, autismo psicologico, no? Gli studiosi si inventano tutte le parole di questo mondo per definire qualcosa che è davvero inedito e abbiamo, non so, per esempio, questa espressione di egotismo. O un'altra espressione che è stata inventata in Francia, narcinismo, cioè non è semplicemente un fenomeno di narcisismo, ma è un fenomeno di un narcinismo dove il soggetto adulto contemporaneo è talmente afferrato da sé che non riesce più a prendere in considerazione l'altro. Ma questo elemento è un elemento, scusate l'espressione un po' forte, di autentica disumanizzazione e quindi di
un processo in cui il meccanismo di autentica personalizzazione viene in qualche modo a non accadere. Allora, da questo punto di vista, si capisce perché è necessario far ripartire l'educazione, si capisce perché è necessario far ripartire l'educazione mettendo al centro quest'idea di persona, quest'idea appunto di transitività, di generatività e di cura, e si capisce molto bene perché la scuola oggi lo è sempre stato, ma in maniera ancora più forte che nel passato, diventa un luogo salvifico, letteralmente salvifico, per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, per i nostri bambini, perché possono entrare in contatto con una narrazione dell'umano che ne rispetti sostanzialmente la struttura ultima personale, cioè quella struttura che è la struttura generativa di cura, di relazione. Ecco, questo è un po' lo sfondo nel quale noi ci troviamo e che ha toccato le corde del cuore di Papa Francesco, da sempre attento al mondo dei giovani, da sempre preoccupato di ciò che le nuove generazioni si trovano a vivere, no? Quante volte l'avrete sentito anche voi in questi mesi parlando della pandemia, ha sottolineato soprattutto come uno degli elementi più terribili, quella che lui ha chiamato la catastrofe educativa, cioè il fatto che troppi ragazzi, a causa proprio della pandemia, non abbiano potuto andare a scuola o non siano stati in grado di poter usufruire della didattica a distanza. E proprio da questo cuore paterno di Papa Francesco è nato il patto educativo globale. Il tutto inizia con un messaggio che il Papa lancia a tutti coloro che si occupano di educazione, agli uomini della politica, agli uomini che hanno potere nel mondo, il 12 gennaio del 2019. Ora io vi citerò una serie di documenti, una serie di passaggi di questi documenti che sono raccolti per la maggior parte proprio nel Vademecum. Il Vademecum, oltre a essere a dare delle piste di lavoro, raccoglie anche questi alcuni documenti ai quali io farò riferimento. Ebbene, Papa Francesco, il 12 settembre del 2019, come dire, lancia questo messaggio e vorrei, ecco, leggervene una prima, la parte centrale, no? Ecco, lui dice: nell'enciclica Laudato Si' ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, affrontando insieme le sfide che ci interpellano. A distanza di qualche anno, rinnovo l'invito a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale, una società più accogliente. Per questo desidero promuovere un evento mondiale nella giornata del 14 maggio 2020, ricostruire il patto educativo globale. Un incontro per ravvivare l'impegno per e con le nuove generazioni, rinnovando la passione per un'educazione più aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione. Mai come ora, dice sempre il Papa, bisogna unire gli sforzi in un'ampia alleanza educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un'umanità più fraterna. Il desiderio del Papa, eravamo nel settembre del 2019, era proprio di incontrare a Roma, appunto in quella data lì, 14 maggio dell'anno successivo, tutti coloro che a vario titolo operavano nel campo dell'educazione, sia nel campo della ricerca, sia nel campo proprio concreto, come la maggior parte di voi. Poi, ecco, è arrivata la pandemia e quell'evento non è stato realizzato. E qualche tempo dopo, il 15 di ottobre del 2020, proprio la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha organizzato un evento all'Università Lateranense in cui il Papa ha dato un ulteriore messaggio su cui ritorneremo, che in qualche modo era proprio il messaggio che lui avrebbe voluto comunicare più di persona nel maggio del 2020. E però, ecco, prima di arrivare a questo messaggio, appunto questo video, quest'ulteriore, questo messaggio dell'ottobre del 2020,
Vi vorrei segnalare altri interventi del Papa sulla questione educativa. In particolare, il 9 gennaio del 2020 il Papa incontrò il corpo diplomatico per gli auguri di inizio d'anno e parlò di nuovo della questione educativa. Poi, il 7 febbraio del 2020, ha partecipato a un convegno promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze sul tema del patto educativo globale e qualche giorno dopo ha concesso un'udienza alla plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Ora, in questi tre incontri che sono molto vicini tra di loro e che proprio, come dire, erano nella scia, ecco, della prima progettazione del patto educativo globale, quindi avrebbero dovuto preparare proprio poi l'evento del 14 maggio, ma purtroppo poi per questa data la ricordiamo, insomma, fine febbraio 2020, e poi si iniziò appunto a registrare la presenza del virus sempre più forte, quindi tutto ha subito grandi cambiamenti. Ma in questi discorsi Papa Francesco lascia emergere una serie di elementi che ribadiscono la necessità dell'impegno educativo, no? Più esplicito, più consapevole, più forte. Per esempio, in quel contesto, lui dice, nel contesto di questi discorsi, ricorda che il cambiamento d'epoca richiede un grande investimento educativo, no? E per Papa Francesco il cambiamento d'epoca poi si concretizza proprio in questo cambiamento antropologico degli esseri umani, in particolare un po' in quel cambiamento che dicevo prima degli adulti, no? Che vivono la loro esistenza con questa profonda attenzione a loro stessi e appunto alla manutenzione della propria forma giovane. Ha ricordato che l'educazione è una realtà dinamica, cioè fatta di testimonianza, fatta non solo di appunto di discorsi, ma fatta proprio di corpi che si incontrano, che interagiscono, ecco, e che in qualche modo permettono lo sviluppo di questa potenzialità che ci sono nella linea di un trasformare, un rendere possibile proprio nei soggetti più giovani questa capacità personale, questa capacità relazionale. E proprio per questo introduce come categoria importante già in questi discorsi la categoria del servizio, la categoria della fraternità. L'educazione è sempre in qualche misura una preparazione per questa dimensione del servizio e della fraternità. E questo poi è un tema sul quale Papa Francesco è ritornato in maniera davvero molto puntuale nella enciclica Fratelli Tutti che ci ha regalato proprio appunto alla fine, diciamo, del 2020. Sempre in questi discorsi, un'altra cosa che colpisce è che Papa Francesco ha davvero presente, ecco, questa sete che c'è nei giovani, no? Di modelli di umanità davvero concreti, coerenti, modelli autentici da una parte e dall'altra invece un po' questa chiusura degli adulti su loro stessi, sui propri interessi. In particolare, ricorda in questi discorsi che ho appena citato proprio la questione ecologica, no? Mostrando da una parte tutta la generosità con cui questa questione è diventata centrale nei discorsi dei giovani e invece la reticenza, come dire, questo atteggiamento un po' da sognone con cui i nostri politici stanno affrontando questo problema. Ecco, mentre ecco, questo era questo percorso era iniziato e appunto ricordo molto bene, fine dicembre del 2019, i primi mesi del 2020, già si stava organizzando questo grande evento, ecco, del maggio 2020, la Congregazione per l'Educazione Cattolica era stata proprio sollecitata da Papa Francesco ad assumere un po' la regia di questo patto educativo globale. Io sono stato chiamato proprio in questo arco temporale. La congregazione ha
ovviamente innanzitutto realizzato un sito, educationglobalcompact.org, ha poi subito messo mano a un instrumentum laboris e più di recente, appunto nell'autunno dello scorso anno, come ha ricordato la Presidente Virginia, appunto è stato realizzato questo vademecum. Ecco, l'instrumentum laboris che voi troverete anche all'interno, avete trovato già all'interno del vademecum e nella parte finale messo in appendice, era un primo strumento che la congregazione aveva immaginato per le comunità, perché si iniziassero a preparare per l'evento del maggio del 2020. È pensato in quattro parti e, sebbene ovviamente adesso diciamo, è un po' stato superato dal discorso al quale faremo subito riferimento, appunto dal discorso che il Papa tenne a ottobre del 2020, però offre ancora una serie di spunti interessanti che possono essere anche tenuti in considerazione nei processi appunto che le scuole dovranno fare per concretizzare questo patto educativo globale. Vi presento velocemente questo documento, che è l'Instrumentum Laboris, a quattro parti: il progetto, il contesto, la visione, la missione è anche molto, molto semplice sostanzialmente. E nella prima parte ci sono un po' le linee essenziali che presiedono proprio alla proposta di un patto educativo globale, e qui vengono richiamati documenti di riferimento di Papa Francesco, ovviamente la Evangelii Gaudium e poi la Laudato Si'. Viene fatto altresì riferimento a Papa Benedetto XVI, che nel 2008 aveva richiamato in particolare la città di Roma e la diocesi di Roma sull'emergenza educativa, e soprattutto già a questo livello, quindi nella prima parte, viene sottolineata quella che deve essere la chiave di lettura di questo patto educativo globale, di quella che è un po' la chiave di volta di questo patto educativo globale, cioè la chiave della fraternità. Rileggere appunto l'umano come naturalmente aperto alla fraternità. Ovviamente è una parola, come dire, che è religiosamente molto caratterizzata, ma che indica poi sostanzialmente questa predisposizione che il soggetto umano ha, ma che deve essere alimentata, deve essere potenziata, deve essere in qualche modo portata e messa, come dire, in azione, che questa capacità, come dicevo prima, ecco, di farsi gli affari degli altri, ovviamente in senso positivo, no? È proprio questa cosa qui, farsi gli affari degli altri, soprattutto degli altri che sono più in difficoltà, degli altri che sono accanto a me, e questo poi sostanzialmente il carattere personale, no? In un mondo dove invece prevale appunto l'idea che la cosa migliore è farsi gli affari propri, no? In questo caso ovviamente non è pura curiosità, non è invasione degli altri, ma sentire che in qualche misura il proprio benessere è legato al benessere dell'altro, anzi che il modo migliore per prendersi cura di sé, quindi per portare a compimento l'umano che è in noi, è quello di accostarsi in maniera empatica, profonda, al benessere dell'altro. Ecco, questa è la categoria della fraternità, che poi troverà appunto nell'enciclica Fratelli Tutti un canto, un'esaltazione, una trattazione davvero, davvero straordinaria, no? Basterebbe ricordare alcuni passaggi di questa enciclica, dove Papa Francesco ricorda che oggi il vero virus, accanto al coronavirus 19, è l'individualismo, e che solo un atteggiamento fraterno sarà la riscoperta di un atteggiamento fraterno, sarà in grado di liberarci da questo virus che ci attanaglia e che in qualche modo ha reso la vita più facile anche alla pandemia. Nella seconda parte ci sono degli strumentum laboris, vengono presentate le ragioni dell'urgenza
del patto educativo, la rottura della solidarietà intergenerazionale, la rapida diffusione, la massiccia penetrazione di internet e social media, la crisi ambientale sempre più evidente. Ecco, questi tre elementi che sono molto, molto chiari. Solidarietà intergenerazionale a tutti i livelli, voi lo sperimentate sulla vostra pelle, direi, no? Se noi guardiamo a come il PIL italiano viene investito, ci rendiamo conto che tutto ciò che è dato per i ragazzi e per coloro che si occupano dei ragazzi, come siete voi, è una cosa minima rispetto a tutto ciò che invece tocca il mondo degli adulti, a partire dalle pensioni, a partire da tutta una serie di elementi che più o meno tutti conosciamo. C'è una rottura incredibile, no? Non è un caso che l'Italia figuri sempre tra i paesi più meno generosi nei confronti di quello che viene offerto per i nostri ragazzi e così via, per non parlare poi di tutto quello che riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro, per non parlare di tutto quello che riguarda la possibilità da parte dei giovani di acquistare una casa. Adesso finalmente si sta muovendo, no? Con questo appunto questa contributo per i figli e speriamo che insomma questo ci faccia crescere, però certamente c'è una solidarietà intergenerazionale che è un po' venuta meno e che dice di questo, richiama quel cambiamento a cui accennavo prima, no? Questo travolgimento un po' egoistico, individualistico delle generazioni adulte. Se noi pensiamo a quelli che sono stati un po' i modelli del passato, dove i nostri genitori e i nostri nonni, in fondo, facevano coincidere il senso della propria vita con vivere e lavorare per i figli. Oggi siamo davvero in un contesto completamente differente, e in questo contesto completamente differente, un ruolo importante ce l'ha anche il sistema economico. Il sistema economico ha bisogno di adulti egoisti, ha bisogno di adulti un po' cinici, perché in questo modo si è capaci di spendere cifre per cose letteralmente inutili. Ma e quindi invece questo è qualcosa che vedete anche a livello scolastico è interessante, perché spesso noi viviamo in una, come si dice, in una capsula che è quella della cultura occidentale, dove non riusciamo a capire bene, no, quali sono gli attori in gioco. Allora il momento formativo, il momento scolastico diventa anche un momento critico di analisi. Ecco, e per fare questo non è che ci voglia una grande, basterebbe che nelle classi si iniziasse a analizzare la pubblicità. Il discorso pubblicitario è un discorso che è fortemente indirizzato agli adulti di tipo egoistico, che fanno fuori letteralmente il mondo. Pensate quanta pubblicità c'è su queste cavole di dentiere. Ma io dico, cioè, è sempre sta crostata che deve mangiare, e che cavolo, cioè, le dentiere, tutte queste cose qui, insomma, cioè, giusto per il primo esempio che mi viene in mente, no? Ecco, e proprio per appunto gli adulti che devono mordere la vita anche quando non hanno i denti. E questo ovviamente è importante averlo presente. C'è, dietro la pubblicità ci sono modelli antropologici potentissimi che sono entrati dentro di noi, e tutti noi sappiamo come la pubblicità decide anche la qualità della programmazione televisiva, no? In questi giorni abbiamo Sanremo e così via. Ecco, quindi poi la rapida diffusione di internet, social media, la crisi ambientale e così via. Ecco, ovviamente, ecco, vado adesso subito al discorso del 15 ottobre del 2020, dove il Papa Francesco, ecco, ha presentato quelli che secondo lui devono essere i 7 obiettivi del patto educativo globale, e che
nel vademecum sono presentati uno per uno con anche delle piste di ricerca, delle piste di approfondimento. Ecco, io mi soffermo solo sul primo, che mi pare quello che più possa interessare l'ambito scolastico, e che in qualche misura proprio vi chiama più in causa. Dice Papa Francesco che appunto il primo obiettivo del Patto Educativo Globale è quello di mettere al centro di ogni processo educativo, formale e informale, la persona, il suo valore, la sua dignità, per far emergere la sua propria specificità, la sua bellezza, la sua unicità e al tempo stesso la sua capacità di essere in relazione con gli altri e con la realtà che la circonda, respingendo quegli stili di vita che favoriscono la diffusione della cultura dello scarto. Ecco, a me pare che la scuola possa diventare salvifica, tra virgolette, se volete, questa espressione, nella misura in cui presenta già ai bambini, ma ancora di più agli adolescenti, una narrazione dell'umano che ci piaccia o meno, è fortemente in controtendenza con quella con la quale loro sono costantemente confrontati in famiglia, nell'ambito delle relazioni amicali, nell'ambito della società più o meno della quale fanno parte, e soprattutto quella pubblicitaria, quella commerciale. Siamo davanti a una narrazione, i bambini, i nostri ragazzi sono davanti a una narrazione che mette in risalto questo carattere, come dicevo prima, sostanzialmente autoriferito del soggetto umano, no? Di un soggetto umano un po' chiuso in se stesso, e dove sostanzialmente l'idea è fare quello che ci piace, portare avanti un po' quelle che sono le proprie idee e così via, dimenticando, mettendo da parte quella che invece è la struttura profonda, transitiva dell'essere umano. Noi, la nostra specie è fatta così, la nostra specie è fatta, e questo è dentro il termine persona, persona, ti indica proprio questa, la maschera, no? Attraverso la quale la voce, diciamo, quindi il racconto, la narrazione del poeta, del tragediografo, del commediografo, giunge appunto agli altri, ecco, è essenziale. La vita che è dentro di noi è sostanzialmente destinata agli altri, e solo nella misura in cui noi permettiamo questo passaggio, quindi diventiamo esseri personali, diventiamo traghettatori di vita, siamo in grado di corrispondere pienamente a noi stessi, e questo ci rende sostanzialmente felici, perché qui c'è in gioco questa questione qui. La narrazione pubblicitaria sembrerebbe in qualche misura avallare un discorso eudaimonistico, un discorso di felicità. In realtà è un discorso di felicità a termine, a scadenza. Ciò che addimira la narrazione commerciale è quello di dare vita a consumatori parzialmente soddisfatti, e proprio perché parzialmente soddisfatti, sempre con un orecchio attento al prossimo prodotto, alla prossima attività, alla prossima possibilità, al prossimo viaggio, alla prossima esperienza, alla prossima cosa nuova. E in questo modo quindi produce questa insoddisfazione, questa soddisfazione a termine. Il discorso propriamente profondo legato alla persone, quindi legato alla struttura del soggetto umano, che ci raccomanda, ci racconta, ecco, che la nostra vita giunge a piena destinazione nella misura in cui la mettiamo a disposizione degli altri, e in qualche misura ciò che ci rende perfettamente felici. Allora, per fare un primo punto di conclusione, ecco, e poi lasciare spazio alle domande, ma come sapete, io poi si può parlare a lungo, ma piacerebbe che se c'è un dialogo tra di noi, direi in che modo la scuola diventa salvifica applicandosi alla questione appunto del patto educativo globale. Lo dico con una battuta e così via. La scuola diventa salvifica nella misura in cui riesce già nei bambini, ma ancora di più negli adolescenti,
suscitare accanto a quella domanda che i genitori hanno abbondantemente fatto sorgere nei nostri cuccioli, cioè chi sono io, che cosa voglio io, che cosa desidero io, far suscitare un'altra domanda. E l'altra domanda è: per chi sono io? Alla felicità di chi sono destinato io? Alla gioia di chi sono destinato io? Chi sta attendendo che la vita che è dentro di me possa personificarsi e raggiungerlo? E vi ringrazio di questa attenzione. Ok, diamo qualche momento ai partecipanti di fare qualche domanda, se volessero scriverla, c'è cioè sul pannello di controllo la sezione delle domande. Aspettiamo qualche minutino. Qua dicono nessuna domanda, ma ringrazio. Belle riflessioni. Li abbiamo addormentati tutti, insomma, ecco. No, no, non credo. Allora, prendo la parola io, ecco, grazie Don Armando perché come sempre hai saputo toccare e far vibrare le corde del nostro cuore educativo, perché nella scuola, nell'educare, dobbiamo metterci in gioco e saper, ecco, lasciarci coinvolgere. Io dico spesso quando magari condivido qualcosa con gli educatori, non ci preoccupiamo di dire e scrivere tanto, ma quelle parole, quelle stimolazioni che fanno vibrare, le corde del cuore, l'orecchio del qua affinare l'orecchio del cuore, e quelle sono quelle che dobbiamo, ecco, coltivare e tenerle care. Ecco, richiamo un po' anche la citazione a cui hai fatto anche tu riferimento, che poi anche nella parte conclusiva dell'Instrumentum Laboris, cioè una citazione di dire che nell'educazione si decide di intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa di imprevedibile per noi, e prepararci al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti. E, come dicevamo all'inizio, come tu hai saputo ben richiamare questi punti, con queste riflessioni che vogliamo fare a partire dal Vademecum per la realizzazione, per la costruzione del patto globale nella scuola, vogliamo saper cogliere proprio questo, no? Vedere come possiamo rinnovare un modo comune, per tutti, no? Ma per chi? Per chi è al centro del nostro agire educativo, i ragazzi, i giovani. Tanto grazie, grazie ancora. E come dicevo prima dell'avvio della, tra virgolette, trasmissione, ecco, la nostra commissione di educazione civica e per la realizzazione del passo globale ha preso proprio questo compito di raccogliere in questi incontri che andranno sviluppandosi. Il 19 gennaio ci siamo soffermati sul tema della bellezza, ecco. E saperci anche sapere aprire questi occhi e guardare il bello che c'è intorno, la tua introduzione stasera, ma poi ci saranno altri interventi sul patto globale che invito tutti a guardare il programma, continueranno nell'andare ad approfondire quei vari punti che Vademecum si propone. Avremo il 9 marzo Paola Bignardi sul tema di come promuovere la donna, favorire questa educazione come attenzione e promozione. Poi avremo il 16 marzo un intervento sulla responsabilizzazione della famiglia. E poi ancora con Sua Eccellenza Monsignor Carlo Maria Re d'Aelli approfondiremo il tema dell'accoglienza, come essere accoglienti. E ancora con la professoressa Gerolin il 30 marzo, come rinnovare l'economia e la politica, no? Che dobbiamo rivedere un po' tutto. E
il 6 aprile, infine, con Giampaolo Sabino, come custodire la vita comune. Allora, è un cammino che appunto la commissione che ci accompagnerà, la commissione della FIDE che ci accompagnerà in questo percorso, che ha come referenti Suor Ilaria Balducci e Don Andrea Andretto, raccoglieranno quelle stimolazioni e poi arriveremo a una condivisione di percorso da offrire alle nostre scuole. Ho già detto a Don Armando che avremo il piacere di inviarglielo anche per darci un po' il suo parere, il suo punto di vista e l'integrazione che magari riterrà opportuno. Tutto perché ci stanno a cuore i giovani, i ragazzi, le future generazioni, perché noi prima o poi passeremo di scena, però dobbiamo creare quei percorsi che il mondo che stiamo consegnando possa essere davvero guardato con occhi di fiducia e di speranza. Grazie a Don Armando, grazie a tutti i partecipanti. Intanto ricordo il nostro prossimo appuntamento per mercoledì prossimo, il 9 febbraio, con modo particolare per la scuola dell'infanzia, le linee guida 06, come la scuola può essere un ecosistema formativo, con la dottoressa Barbara Rossi che già ci ha accompagnato con alcune riflessioni. Grazie a tutti, buona serata e grazie ancora al nostro Don Armando. Grazie, grazie e buonasera a tutti. Grazie e buonasera a tutti. Ciao, ciao. Ciao.